Buonasera a tutti da Valerio Rossi di VR Finanza Smart Education School. In questo mio breve video volevo condividere con voi un articolo che è uscito oggi su Cointelegraph e che volevo semplicemente descrivervi e commentare insieme con voi, perché ritengo veramente importante. Vediamo un po' di cosa si tratta. Eccoci qua, e questo è appunto Cointelegraph, 5 ore fa esattamente. E cita Larry Fink di BlackRock afferma di essersi sbagliato e definisce Bitcoin oro digitale. Volevo così darvi una notizia di chi è Larry Fink. Larry Fink è il CEO, quindi l'amministratore delegato di BlackRock, che è il più grande gestore di fondi al mondo, gestisce oltre 25 mila miliardi di dollari. Gestito di tutti i clienti che hanno che usufruiscono della loro gestione e consulenza. Durante un'intervista a CNBC, che è una rete televisiva americana, il CEO di BlackRock ha fatto marcia indietro rispetto ai commenti precedenti, ribadendo la sua convinzione che Bitcoin sia uno strumento finanziario legittimo. E se lo dice lui, è tutto un dire. Durante una recente intervista alla CNBC, il CEO di BlackRock, Larry Fink, ha dichiarato di essersi sbagliato su Bitcoin per poi definire l'asset decentralizzato oro digitale e uno strumento finanziario legittimo. Il capo della società di asset management a 10,6 mila miliardi di dollari ha dichiarato a Jim Cramer della CNBC: era uno scettico. Un fiero scettico prima di studiare l'asset nascente e cambiare l'idea su Bitcoin. È uno strumento finanziario legittimo che consente di ottenere rendimenti non correlati. Credo che però sia uno strumento in cui si investe quando si è più spaventati. Si tratta di uno strumento utilizzato quando si ritiene che i paesi stiano svilendo la propria valuta a causa di un eccesso di deficit e alcuni paesi lo stanno facendo. Per la vostra informazione, El Salvador, che è una piccola nazione del Centro America, ha adottato Bitcoin come valuta nazionale, ma anche altre diciamo, nazioni, soprattutto del Sud America, che sono sempre stati notoriamente legati al dollaro americano, stanno guardando con interesse la possibilità di utilizzare almeno in parte Bitcoin come valuta di riferimento. Finché si è poi soffermato sul deterioramento della situazione economica e politica di alcuni paesi e sul potenziale di Bitcoin di offrire agli individui di queste società la possibilità di investire in qualcosa che vada al di là della loro area geografica. Quindi Bitcoin come concetto di valuta mondiale e non di valuta limitata a un paese e a una zona geografica specifica. L'ETF Bitcoin di BlackRock a maggio. Gli shares Bitcoin Trust, i BIT di BlackRock, ha superato il Grayscale Bitcoin, che è il fondo, diciamo, il primo fondo che ha investito in Bitcoin, superando i 18 miliardi di dollari che incide. L'asset manager ha anche riproposto le azioni dell'ETF Bitcoin, aggiungendole al suo Strategic Income Opportunities Fund e lo Strategic Global Bond Fund, evidenziando il potenziale di Bitcoin e aiutare gli investitori focalizzati sul reddito come i pensionati. Ovviamente il prezzo di Bitcoin risponde, questo è diciamo, il grafico che è stato postato chiaramente prima e che dal punto di vista proprio di valore consideriamo che, adesso ve lo dico in diretta, siamo praticamente alle ore 19:05, vediamo se mi si apre la pagina. Allora, Bitcoin adesso in questo momento vale un po', volendo oggi. Ecco qua, siamo a 64.263 dollari. Nelle ore precedenti, addirittura ha raggiunto un picco a 65.190, quasi 65.200 dollari. Questo naturalmente per dirvi che i più grandi, diciamo, rappresentanti della finanza tradizionale, in questo caso Larry Fink di BlackRock, ha praticamente premiato
sta comunque premiando Bitcoin con il suo impegno economico come prodotto alternativo, ovviamente non assoluto, però ne parla bene. E se ne parla bene lui, signori, vuol dire che qualcosa di buono sicuramente c'è. Non mi resta che ovviamente salutarvi, ringraziarvi ovviamente sempre del seguito che mi date. E sono a vostra disposizione in quanto organizzo corsi di formazione individuali e collettivi in presenza e online. Tutti coloro che vogliono entrare in questo straordinario mondo che si chiama Bitcoin in maniera informata, consapevole e di estrema libertà. Vi ringrazio ancora, vi auguro una buona serata da Valerio Rossi di Finanza, Smart Education School. A presto.